Le buche è tutta una buca, basta guardarci. Se spacca tutte le macchie, se quel lenzo è un buco, basta, l'avrete visto, no? Prima il ghiaccio, poi la pioggia, e ad Arezzo è tornato così nuovamente l'allarme buche. In questi ultimi giorni, infatti, indubbiamente le voragini sulle strade aretine sono moltiplicate, costringendo in alcuni casi gli automobilisti a dei veri e propri slalom. Le segnalazioni arrivano da ogni parte della città e della periferia, una lista lunghissima che parte proprio dalle frazioni del comune aretino, ma le voragini che sino a qualche giorno fa erano coperte dalla pioggia e che adesso si mostrano in tutta la loro pericolosità interessano anche le zone più centrali come via Fiorentina, via Buonconte da Montefeltro e via Anconetana. E certe buche c'è, ma certi ciocchi danno le macchine, provate, camminate, si cammina tutti in macchina, si vede, non c'è bisogno di dire mai ci si lamenta. Quindi ditemi di una strada buona. Buche profonde ed ampie che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei viaggiatori e soprattutto l'incolumità delle auto. Ma più che altro rotture accidentali sulle buche, rotture nei fianchi e qualche volta anche cerchi, qualche volta anche danni più grandi insomma sulle autovetture addirittura. Però per quello che riguarda noi gommisti, le gomme tante. Il vice sindaco di Arezzo, Gianfrancesco Gamurrini, rassicura infine i cittadini. I lavori partiranno infatti proprio oggi e l'amministrazione comunale conta di risolvere nel giro di qualche giorno la maggior parte dei problemi. Ci sono alcune zone dove sono state anche riasfaltate, grazie a Dio, però insomma un pochino più d'attenzione non farebbe male al comune, a chi è predisposto per certe cose, a mio avviso.